Leonardo, ti abbiamo visto prima con un bigliettino, stavi preparando, stavi facendo un po' di conti. No, stavo facendo i conti del cinema, che è fantastico. Dovete sapere voi a casa, nel web, dove si vede questa registrazione? Web. Webbiani. Voi webbiani dovete sapere che c'è un calcolo incredibilmente sempre lo stesso, per cui voi non lo sapete, ma te, mi riferisco a te che vai al cinema, tu non lo sai, ma nell'arco dei 7 giorni tu vai quasi sempre i soliti 2 giorni. Pensaci, dai la risposta, è quella? O ci vai un mercoledì o il sabato pomeriggio, mattina, mi stai guardando, ci vai lunedì? Vabbè, ora il web c'è, quelli ci vanno il lunedì, quelli ci vanno il giovedì, quelli ci vanno il sabato, però quasi sempre, se te fai un calcoletto, quelli che ci vanno il giovedì sono la metà di quelli che vanno il venerdì e sono il triplo il sabato quelli del venerdì. Non si è capito nulla, ma sono cose che fate noiose. Senti, tornando a parlare di Arezzo, che effetto ti ha fatto rivederla oggi e ripensando a quei giorni in cui registravi? È stata un'emozione unica, come rivedere la fidanzata dell'estate che ti ha lasciato, la rivedi soltanto per gli auguri di Natale, è un amore infinito, ma addormentato, perché ormai sono sposato con Firenze e non la posso tradire, la mia Firenze, la mia amante, è Arezzo e Anghiano, lo voglio dire. E senti, adesso cosa farai? Hai detto rientri nel tuo sarcofago con i 4 obiettivi? I 4 obiettivi della mia vita sono imparare bene l'inglese, fare il nuovo spettacolo in teatro e poi avere un pochino più di memoria, perché non me lo ricordo. Il terzo è fare ginnastica e poi la chitarra, suonare la chitarra. Le 4, alcuni proprio non me li ricordo neanche, per cui figurati se li faccio.